Buongiorno a te. Oggi parliamo di spazio tra la tua ispirazione e la tua azione. Questo è semplicemente un invito a smettere di pensare. A smettere di pensare perché quando tu in qualche modo ti senti ispirato, dalla più piccola cosa al più grande progetto, che cosa accade? Allora lì interviene normalmente la tua mente. E che cosa ti porta la tua mente? Ti porta ad esistere. Ad esistere, non ad esistere, ma a desistere, dal portare avanti quello che è connesso all'ispirazione che ti è arrivata. E quindi cosa succede? La tua mente comincia a sabotarti e a dirti che non sei in grado, oppure che è meglio che tu ti concentri su qualcos'altro. Hai dei doveri da portare avanti, hai delle cose più urgenti, sempre delle cose più urgenti. La vita non funziona così. La vita, se tu te lo permetti, può diventare un bellissimo flusso, dove tu ti puoi far guidare da ciò che ti ispira, da quelle illuminazioni che possono arrivare nella tua vita. Tieni conto che la nostra esistenza non sarebbe uguale se tanti uomini che sono diventati grandi uomini, magari della storia, della scienza o di tantissimi altri settori, non si fossero permessi di agire subito dopo aver ricevuto la loro ispirazione. Quindi, tu puoi fare la differenza veramente nella tua vita, permettendoti di lasciarti ispirare dalla vita stessa e quindi di portare avanti ciò che la vita ti dona come ispirazione, come idea luminosa. Sta a te poi portarla avanti e realizzarla, perché la differenza tra i grandi uomini e le persone comuni è proprio quella. Tutti noi possiamo ricevere delle ispirazioni di medio, grande, piccola entità in qualsiasi momento nella nostra vita. La differenza sta in questo: i grandi uomini si permettono di realizzare ciò che arriva a loro come ispirazione, di portarla avanti e di realizzare e manifestare i loro sogni. Invece le persone comuni cosa fanno? Ricevono una grandissima ispirazione, magari, e poi desistono. Pensano, ripensano, 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 fuggono dal presente e e annullano quella grandissima idea, quella grandissima opportunità che gli stava arrivando e semplicemente si rimettono ad una vita ordinaria, impedendosi di portare avanti qualcosa che magari avrebbe potuto cambiare la loro vita e magari anche l'esistenza dell'umanità. E con questo ti saluto e ti invito a parlare alla tua mente e a tranquillizzarla tutte le volte che cercherà di farti desistere dal portare avanti una grande idea, anche perché tu non sai. Non sai che cosa possa accadere, anche se la tua idea può essere semplicemente quella di uscire proprio in questo momento e di andare a fare una passeggiata. Magari potrai incontrare una persona che potrà cambiare il tuo destino, magari potrà accadere qualcosa proprio in quel momento in cui ti permetterai di essere grazie all'ispirazione che hai ricevuto dalla vita. Quindi lasciati ispirare e vivi ispirato, smettendo di pensare. Ciao, buonissima giornata.